La giornalista e conduttrice Daria Vignardi ricorda la sua prima esperienza al Grande Fratello. Il primo GF ha cambiato il modo di fare televisione. Il debutto del Grande Fratello sul piccolo schermo ha segnato una svolta epocale nell'intrattenimento televisivo italiano. Al timone della prima edizione la giornalista Daria Vignardi che, in un'intervista rilasciata alla Volta Buona di Caterina Balivo, ha svelato un retroscena inedito sulla sua esperienza e ricordato l'attore ed ex concorrente Pietro Taricone. Il retroscena di Daria Vignardi sul GF. Daria Vignardi è stata, insieme a Marco Liorni, la conduttrice della prima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Cristina Plevani. Ospite di Caterina Balivo nello studio della Volta Buona, la giornalista e scrittrice ha ricordato la sua esperienza e svelato un retroscena particolare sul suo arruolamento nel ruolo di conduttrice del reality show di Canale 5. Il primo Grande Fratello è stato un grande affresco sociologico, ha cambiato il modo proprio di fare televisione. Lo guardavamo tutti, avrei preferito infatti forse vederlo dal divano. Lo facevo Tempi Moderni che era il primo programma che ho scritto, un talk show che andava in onda il sabato pomeriggio su Italia 1, ed era un programma molto contemporaneo. Ai tempi il direttore di Canale 5 era Giorgio Gori, e pensò che per condurre il Grande Fratello ci voleva una giornalista esperta di cose di costume, di sociologia e me lo propose. Interpellata dalla conduttrice della Volta Buona, la nota giornalista ha poi continuato svelando cosa l'ha spinta ad accettare di condurre il GF, un programma molto lontano e diverso dal suo mondo. All'epoca non ne sapevamo niente di questo programma, era andato in onda solo in Spagna, non avevamo idea di cosa ci trovavamo fra le mani e quindi accettai. Eugenio Scalfari scrisse che il Grande Fratello era il demonio, disse che i reality avrebbero distrutto la televisione. Quando Scalfari scrisse che era il demonio, pensai, il demonio è irresistibile. Devo farlo per forza. Il ricordo di Pietro Taricone. Dopo aver svelato i motivi che l'hanno spinta a condurre un programma come Il Grande Fratello, la Vignardi ci ha tenuto a ricordare Pietro Taricone, l'attore morto a causa di un tragico incidente durante un lancio con il paracadute. Pietro è stato uno dei personaggi più amati e apprezzati dal pubblico che lo ha conosciuto proprio grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del reality show. Mi fa una gran tenerezza rivederlo in TV, era una persona davvero meravigliosa, anche dal punto di vista umano.